Salve a tutti ragazzi, io sono Lorenzo per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e oggi siamo qua con la recensione dell'esterno sinistro del Chelsea e della nazionale belga Eden Hazard, che nonostante non stia giocando la sua miglior stagione è riuscito a ottenere questa carta in forma grazie alla doppietta contro il Bournemouth la scorsa settimana. La carta si presenta con 90 di overall più 1 rispetto alla versione base e come sempre cominciamo a parlare della velocità. Sulla carta 91, che si divide in 94 di accelerazione e 87 di velocità scatto, valori ovviamente ottimi che gli permettono di superare praticamente chiunque in velocità, soprattutto considerando anche l'eccezionale capacità di dribbling di questo giocatore. Infatti sulla carta troviamo addirittura 93, che si divide in 93 di agilità, 90 di equilibrio, 90 di controllo palla e 95 di dribbling puro. Beh, che dire, questi sono valori veramente eccezionali. Con lui sono riuscito a dribblare un sacco di giocatori, soprattutto scattando lungo la fascia e semplicemente facendo la finta di tiro per rientrare verso il centro. La palla gli rimane letteralmente incollata al piede e grazie alla sua velocità basta che l'avversario perda il tempo anche solo per un secondo per staccarlo di diversi metri e liberarvi per la conclusione. In più bisogna aggiungere che ha 4 stelle skill, quindi per chi le sa usare Hazard risulterà veramente infermabile da chiunque. Come terzo valore troviamo il tiro con 86 sulla carta, che si divide in 82 di potenza tiro, 86 di long shot, 86 di finalizzazione e 90 di posizionamento. Anche qua troviamo valori veramente eccezionali. Infatti con Hazard sono riuscito a segnare in ogni modo, di potenza, di precisione, da dentro l'area e da fuori. E infatti a parer mio è proprio il tiro che gli dà quel qualcosa in più rispetto ai tanti altri esterni che hanno comunque ottimi valori di velocità e di dribbling. Con Hazard ho sbagliato veramente poco, e anche grazie alle 4 stelle piede debole che gli permettono di tirare bene con entrambi i piedi, si riescono a dare ancora meno punti di riferimento al difensore. Infatti, quando Hazard prende palla negli ultimi 25-30 metri di campo, potete veramente fare di tutto: provare un dribbling ad entrare in area, tirare da fuori, crossare al centro, cercare un filtrante per la punta che si inserisce. Infatti, sulla carta troviamo anche 86 di passaggio, che si divide in 88 di visione, 81 di cross, 83 di passaggi lunghi e 88 di corti. Nelle partite che ho giocato ho provato poche volte a fare assist con Hazard perché preferivo concludere l'azione con lui, però le poche volte che ci ho provato sono quasi sempre riuscito a segnare nonostante come punta avessi Toivonen, quindi non propriamente un fenomeno. E continuando con i valori sulla carta, troviamo il 35 di difesa, che non sto nemmeno a commentare, basta sapere che ha alto normale di work rates e quindi rientrerà in difesa, ma non tanto per difendere, quanto più che altro per cercare di ripartire in contropiede. Infatti di solito si fermerà a 5-10 metri fuori dall'area e molto spostato sull'esterno in modo da avere molto campo davanti a sé per provare un contropiede. Come ultimo valore sulla carta troviamo il fisico con 67 e qui forse gli unici contro di Hazard. Infatti ha 65 di forza, 77 di stamina e 56 di aggressività. Per quanto riguarda la forza, va detto che nonostante il 90 di equilibrio, spesso va giù nei contrasti più duri. Mentre per la stamina, secondo me 77 non è poi un valore così alto, considerando che è un giocatore che sfrutta tantissimo, gli scatti e non dico che arrivi a fine partita sempre senza energia, però in alcune partite mi è capitato che gli ultimi 10 minuti non fosse più reattivo e veloce come all'inizio. Anche i colpi di testa non sono il suo forte, infatti ha 62 di precisione di testa, 61 di elevazione ed è alto solo 1,73 m. Però giocando molto largo non l'ho quasi mai servito con dei cross e quindi non me la sento di considerarlo come un vero e proprio contro. Apro una piccola parentesi sui calci piazzati. Ha 80 di punizioni e addirittura 90 di rigori. Infatti i rigori li ho segnati tutti e di punizioni ne ho battute solamente 2 o 3. E non sono riuscito a segnare, ma veramente di poco. Sono stati complici infatti i pali e il solito difensore messo sulla linea di porta. Potete vederlo in un paio di clip. In conclusione, Hazard è un giocatore che mi è piaciuto tantissimo. È veramente completo e dopo Ronaldo e Neymar, secondo me, è la migliore ala sinistra del gioco. Quindi, ricapitolando come sempre i pro e i contro, ho messo tra i pro il dribbling, il tiro e la velocità. Mentre tra i contro solamente la forza fisica e la stamina.
Il voto finale che do a questo giocatore è 9. E detto questo, vi ringrazio per aver visto il video, vi invito a lasciare like e iscrivervi al canale e noi ci sentiamo alla prossima recensione. Ciao!